Le radici del futuro, questo è il titolo del convegno organizzato dalla Coldiretti Campania e dalla Coldiretti Feder Pensionati nell'ambito di una 2 giorni in cui gli anziani della provincia di Napoli e di Salerno hanno avuto modo di visitare la città di Piemonte. In questa giornata è stato dato ampio spazio anche alle agevolazioni di cui possono usufruire gli anziani e di come la Feder Pensionati operi nel campo del sociale. Per voi abbiamo raccolto varie interviste. Dottore, da un punto di vista sociosanitario, di quali agevolazioni possono usufruire gli anziani nel nostro territorio? Sì, dunque, dal punto di vista sociale sicuramente diciamo c'è questa normativa nazionale, la legge 328, che dà dei fondi a tutti i comuni d'Italia e questi anziani possono avere una forma di assistenza domiciliare per la parte sociale, dove possono fare una richiesta al comune e possono avere un operatore o un'operatrice per delle ore per quei casi in cui le persone vivono da solo oppure hanno bisogno di aiuto oppure per disbrigo pratiche oppure per fare la spesa e altre esigenze di questo genere. Dal punto di vista sanitario invece abbiamo presente tutta l'ASL l'ambulatorio di geriatria, che è un ambulatorio importante per la prevenzione per la fragilità dell'anziano, e queste le persone in effetti possono accedere tramite una semplice impegnativa del medico curante, in cui dove non pagano 5 euro, non pagano nulla per la visita, ed è una visita permette una valutazione multidimensionale, cioè una valutazione globale della persona anziana, e quindi si valuta l'esigenza di questa persona, si valutano bene tutte le malattie di cui soffrono, che sono anche abbastanza molte, e diciamo che sono quelle persone che hanno bisogno sicuramente di ascolto alla prima visita, molto spesso la visita stessa diventa molto difficile perché molte di queste persone sentono poco, per cui capiscono di meno, e quindi è importante anche diciamo, chiedere informazioni ai familiari o chi li accompagna. Quindi diciamo che sia dal punto di vista sociale che sia dal punto di vista sanitario, l'anziano, anche se oggi è considerato abbastanza fragile, ci sono una serie di servizi di cui possono agevolarsi queste persone fragili. In qualità di lavoratori autonomi della terra, come vivete la vostra esperienza da pensionati? Direi che noi viviamo la nostra esperienza da pensionati a fianco dei nostri figli e nelle nostre aziende. E poi, oltre a questo, che è il nostro orgoglio, perché per una vita abbiamo lavorato la terra, a questo punto ci impegniamo anche nel sociale. Quindi a livello comunale, a livello regionale, nazionale, dove siamo, in genere diamo una mano soprattutto ad enti come la pubblica oppure la protezione civile. E parecchi di noi sono coinvolti in questo perché nella loro vita hanno sempre cercato di fare squadra e di aiutare quelli che avevano più bisogno. Se vogliamo parlare di questo convegno in cui si dà spazio agli anziani. Noi stiamo organizzando questo convegno proprio per gli anziani e per dare una vita migliore per l'avvenire e per soprattutto sulle radici delle nuove gioventù, della nuova agricoltura. E qui siamo assieme con il presidente nazionale della Coldiretti, che dobbiamo molto dare a questa agricoltura campana e vogliamo dare il futuro, una buona consegna dell'anziano che insomma l'agricoltura che ha fatto tutto fino ad oggi.